Ciao ragazzi, buonasera, sono Luigi e oggi voglio fare una recensione, non diciamo una recensione, volevo dire un paio di parole riguardo dei prodotti che ho il piacere di usare ultimamente. Non si tratta del solito video dei profumi, fragranze, eccetera. No, questa volta parlerò di qualcosa quasi correlato a questo. Perché, vabbè, a parte le fragranze, io uso tanti prodotti che contengono essenze profumate, ecco. Ultimamente mi sono appassionato anche a prodotti come i tonici per capelli, che sto usando di tanto in tanto. Ho usato molto inizialmente, poi dopo ho cominciato a usarne un po' di meno, però sono dei prodotti che veramente mi interessano, mi danno anche un giovamento sia al cuoio capelluto che beh, anche come fragranza che diciamo a volte può aiutare a stimolare il cuoio capelluto e comunque anche a dare una sensazione di benessere, ecco. E per ora, vabbè, diciamo ho seguito un po' la linea della Pinot che mi interessa particolarmente, e quindi da quelli ho provato e ho comprato nel mentre, poi in futuro probabilmente userò anche gli altri. Questo qui, l'eau de quinine, un antico, posso dire antico perché ormai c'era un secolo questo prodotto, tonico per capelli, usato molto diciamo dall'inizio del Novecento fino all'Ottocento, beh, fino agli anni 40-50, questi prodotti sono stati un po' abbandonati. Venivano usati particolarmente dai barbieri anche, però questi prodotti sono stati un po' abbandonati per uso casalingo, insomma, domestico, perché con l'utilizzo poi della brillantina, un po' inizialmente, poi del gel, cere, eccetera. Questi prodotti qua sono stati accantonati. E ultimamente ho visto che, essendo che va molto in voga, già da una decina d'anni, in effetti, temi come diciamo, la rasatura con rasoio, non più a, diciamo, con rasoio sciavette, rasoio a mano libera, ecco, anche quello lì, beh, sta prendendo piede molto il tema della barberia casalinga, ecco, e quindi seguendo questo culto ho pensato di utilizzare anch'io un prodotto a fine, come questo qui. Questo qui è un prodotto abbastanza liquido, non contiene oli, e ha un odore anche piacevole, ricorda un po' lievemente la Coca-Cola, qualcosa delle ciliegie amarene. Prodotto, come sto dicendo, molto liquido, molto non tanto consigliato per quanto so, per capelli chiari, perché può scambiare un po' il colore dei capelli biondi, dei capelli bianchi, dei capelli grigi, quindi è meglio per chi ha capelli scuri, castano scuro anche. Sì, un prodotto, come dicevo, molto liquido che bisogna dosare bene. Io solitamente utilizzo direttamente passandolo per testa, un po' così, diciamo dosandolo stesso al flacone per testa e massaggiando un po' il cuoio capelluto, insomma, passando per tutta la testa così che si possa rinfrescare e diffondere l'odore, il buon odore di questo prodotto, che non ha nessuna connotazione di vecchio, di datato, per niente, anzi, è un odore molto attuale, ecco. Quasi quasi, è un odore quasi di pelle scamosciata, posso dire. Niente, ora di quinine, come dicevo, molto, tra l'altro la quinina
era detta come un stimolante naturale per il bulbo capelluto ai tempi. Comunque questi sono prodotti che vengono utilizzati molto per evitare la forfora, perché comunque sgrassa il cuoio capelluto e quindi diciamo per cuoio capelluto e capelli molto grassi è un ottimo deterrente, insomma, non da usare eccessivamente perché anche se cade troppo il capello, il cuoio capelluto non è un buon risultato, quindi sempre usare le cose con la giusta quantità e vedere cosa succede, come reagisce il proprio corpo. Ecco. E questo è il primo prodotto, solitamente sui 15 euro, ma una bottiglia molto grande, 370 ml, quindi ne fate un lungo lungo utilizzo. E poi comprai perché ero molto molto, come dicevo, molto soddisfatto di questi prodotti. Pensate, questo ce l'ho già da 2 o 3 mesi, quindi non ho usato quasi niente, l'ho usato quasi tutti i giorni, quasi quasi, sì, un mese e mezzo sicuro. Comunque stavo dicendo, poi essendo sono interessato ormai in questo mondo, ho voluto provare anche un'altra marca, perché solo seguire la Pinot, vabbè, a me non piace essere uno sponsor unidirezionale di qualche ditta, quindi di qualche produttore, ecco. Allora potrò usare qualche prodotto anche più nuovo e più estivo, perché questo potrei dire questo odore un po' più, questa fragranza è un po' più invernale, ecco. Allora, un prodotto, beh, esiste anche un'alternativa a questo, ossia Eau de Portugal, sempre di Pinot, oppure il classico Hair Tonic di Pinot, sempre con la fragranza del dopobarba Clubman. Però ho voluto cambiare un po', ho voluto provare qualche altra cosa, anche ben recensita, ben sponsorizzata e comunque molto, diciamo, molti hanno tessuto le lodi di questo prodotto e quindi ho detto perché no. Tra l'altro ho letto prima cosa conteneva, a differenza di questo qui, che è una composizione abbastanza semplice. Questo qui invece contiene, quest'altro prodotto contiene anche oli, estratti di erbe, che in effetti hanno proprietà, hanno sempre avuto storicamente proprietà di ricrescita, di stimolo. Oltre di pulizia del cuore capelluto, quindi ho detto perché no, tanto più o meno i prezzi sono simili, le quantità anche sono simili, quindi. Ed ecco qui, questo è Royzel, prodotto olandese diciamo, un barbershop, una barberia, un barbiere particolarmente conosciuto lì in Olanda, non vi so dire la città precisamente, però posso leggere, dovrebbe essere verso, sì, Rotterdam, ecco. E niente, questo prodotto si sente che è differente in composizione, perché è molto più oleoso rispetto a quell'altro, al Eau de Quinine. Ha un odore differente, già il colore è azzurrino, un odore che mi ricorda tanto Lapidus Prom, il classico che ancora non ho recensito, che io amo particolarmente, ed è un po' più fresco di quello, non è così pesante, un po' più fresco, è molto molto mascolino, molto virile, e dà una bella sensazione di freschezza al cuore capelluto, quindi un gran prodotto anche questo, 350 ml, 15 anche questo qui, 15-16, insomma. Però un prodotto molto consigliabile, è vero. Molte persone che l'hanno ben recensito hanno ragione, perché io mi sto trovando abbastanza bene, vedete? Questo è un po' più recente, ho comprato un mesetto fa e già ci ho dato dentro abbastanza, insomma. Sì, e questo, vabbè. Io solitamente questi prodotti vi consiglio di usarli, non dico subito dopo uno shampoo, però dipende dalle giornate, ora che ha fatto molto caldo, insomma si suda, è un buon prodotto per tamponare un po' anche,
Sì, a volte gli odori che causa la sudorazione nei capelli, insomma, se, per chi non utilizza prodotti come dicevo io prima, cera, gelatina oppure che so, come dicevo, brillantina, che a volte sono troppo aggressivi o troppo oleosi, questi qui sono ottimi, danno quell'effetto desiderato, durano un paio, 2 o 3 ore, poi vabbè, bisognerebbe applicare volendo, però chi ha bisogno di utilizzare un prodotto simile, poi fare una commissione, avere un incontro con qualcuno, diciamo anche fare la bella figura che ci si predispone, va benissimo, ecco. Allora, 2 prodotti, uno per l'estate, ottimo, è anche ben composto con tantissimi agenti naturali, e poi uno più invernale, anche questo molto buono, un po' più acquarello rispetto a questo, però per 15 euro, che dire, secondo me prodotti straconsigliabili a tutti gli uomini, diciamo almeno dai 30 in su, va bene, ecco, secondo me. E questo è tutto, ragazzi. Una recensione differente di un prodotto differente. Ogni tanto ci vuole. Grazie e buona serata. Ciao.